della Polizia di Stato compie oggi 166 anni. Questa mattina la presenza delle massime autorità e istituzioni, solenne cerimonia a Campobasso presso il Teatro Savoia. Sempre questo il filo conduttore della celebrazione del 166 anniversario della fondazione del Corpo della Polizia di Stato, volto a sottolineare l'impegno e la presenza costante dell'istituzione al fianco dei cittadini. Una cerimonia solenne alla presenza delle massime autorità militari e religiose e rappresentanti delle istituzioni. Nella prestigiosa cornice del Teatro Savoia c'erano i poliziotti e le loro famiglie, i funzionari, le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato della provincia. E principalmente a loro si è rivolto il Capo dello Stato, di cui è stato letto il messaggio espresso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviato al Capo della Polizia Franco Gabrielli. Sentimenti di gratitudine dell'intera comunità nazionale per l'opera svolta a presidio della libertà e della legalità. Nella sua esperienza al servizio delle istituzioni, scrive Mattarella, la Polizia di Stato ha saputo dare valore ai cambiamenti che con la Repubblica l'hanno collocata a fianco dei cittadini ed oggi può affrontare le sfide della complessità con moderni assetti organizzativi, un patrimonio di culture, competenze, metodologie in continuo affinamento. L'evento, allietato dall'esibizione del coro giubilati diretto dal maestro Antonio Colasurdo, si è svolto preceduto in mattinata dalla consegna presso la scuola allievi agenti di una corona di alloro presso la targa in ricordo della Guardia di Polizia di Stato Giulio Rivera, deceduto nella strage di Via Fani e di cui quest'anno ricorre il quarantennale, nonché il ricordo dei tanti caduti della Polizia di Stato che hanno sacrificato la loro vita nell'adempimento del dovere.